cavalli non sono che grooves, con lo sguardo dietro le linee delle trecce in fuga. L'anima della folla. L'anima della folla è uno spettacolo musicale teatrale che viene messo in scena dagli Ossiduri, un gruppo musicale che ha una storia ricchissima alle spalle, che poi dopo ci racconteranno velocemente. E questo è uno spettacolo naturalmente che fa parte del progetto Scene allo Sbando della Compagnia di San Paolo. Sono qui con queste tre persone che si presenteranno da soli, e in maniera che insomma cerchiamo di raccontare un po' di che cosa stiamo parlando. Okay. Ciao a tutti. Io sono Ruben Bellavia, presidente dell'associazione Ossiduri. Cos'è l'anima della folla? L'anima della folla è un concerto barra spettacolo nel quale per la prima volta il pubblico sarà coinvolto direttamente con i musicisti sul palco. Quindi quello che verrà suonato sarà in parte deciso dal pubblico nella platea. Quali musiche suoneremo? Suoneremo le musiche del compositore Marco Tardito, che è qua di fianco a me. Buongiorno. Con il quale abbiamo avuto modo di collaborare con il gruppo Ossiduri e quindi di creare appunto questa unione per questo nuovo spettacolo di stampo futurista. Ecco, quindi allora la cosa che mi ha colpito tantissimo è questa cosa della possibilità del pubblico durante lo spettacolo di interagire e quindi di decidere in qualche modo come andrà a finire, cioè tutta una serie di meccanismi che non sono prestabiliti dello spettacolo, ma che il pubblico insieme a chi fa la performance poi metterà in scena. Questa cosa è possibile grazie a un'applicazione, grazie a una piattaforma web che è stata realizzata da questo signore che è un ingegnere. Io sono un ingegnere, mi chiamo Giuseppe Virone e suono anche la tromba, chiaramente. Perché è nata questa cosa? Perché io stavo suonando con Marco Tardito, con gli Ossiduri, in questo progetto Eleven, un progetto di musica futurista, e in realtà, siccome lavoro anche da ingegnere nel frattempo, sono andato a Roma a sentire praticamente una conferenza su Smart City, questa tecnologia in cui gli utenti interagiscono con la città in tutti i modi, trasporti, biglietti, qualsiasi cosa. Allora mi è venuto in mente, ma perché non pensare a fare una live performance, un concerto nel quale il pubblico può interagire con i musicisti? Dal momento che le persone interagiscono con la città, nella Smart City, è chiaro che la Smart City non può non avere delle smart live performance. Okay? Quindi questo è uno spettacolo che smart, okay? questo spettacolo quindi ogni volta può essere diverso. Assolutamente, assolutamente. Nel senso che i brani permettono delle possibilità, questo grazie alla composizione di Marco Tardito, che è stata una composizione non sequenziale, quindi non c'è una singola via nel brano, ma ci sono più diramazioni. E il pubblico sceglie quale ramo dell'albero seguire. Okay? Quindi potrà succedere sostanzialmente che io parlerò con un mio amico e dico: ah, ieri ho visto lo spettacolo L'anima della folla, mi ricordo quella scena, e il mio amico che l'ha visto la sera prima dice: no, ma guarda che quella scena non c'era. Non c'era, era diverso. Mi stai raccontando delle bugie. Esatto. No, quindi si creeranno anche delle. Poi per lo sviluppo in realtà io mi sono appoggiato ai ricercatori dell'istituto per cui lavoro, che si chiama Istituto di Elettronica ed Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del CNR, e i miei colleghi, in particolare Ingegner Nordio, hanno sviluppato questo software che è basato su un'interfaccia web che dialoga con gli smartphone, quindi come potremo anche vedere poi dopo nei video, è abbastanza semplice l'interazione. Ho capito. Va bene, adesso parliamo con il musicista, ti passo il microfono. Ciao, sono Marco Tardito. E sono il compositore, devo guardarti. sì, dunque, è un progetto nato qualche anno fa. E, diciamo così, insomma, il futurismo è una cosa durante il percorso di studi, di solito insomma, si viene ad affrontare. Poi però per una casualità sono andato a vedere una mostra alla Mole Antonelliana, mi ricordo, qualche anno fa sul futurismo, e ho incontrato
una ricchezza e visiva soprattutto, e poi di interesse per le varie forme di arte globale proprio, e diciamo così che l'idea, e poi ho scoperto anche anni dopo di aver studiato il solfeggio al conservatorio su un metodo di un musicista futurista che scrisse proprio il manifesto della musica futurista, questo Balilla Pratella. E quindi partendo da questo materiale così, diciamo così, semplice nella misura in cui non c'era nulla se non qualcosa di cartaceo, ho iniziato a elaborare un progetto che mano a mano si è arricchito di valenze e di rimandi, perché poi appunto loro, come i futuristi, avevano un interesse nel sociale, quindi nella moda, nella cucina, e tutto ciò rientra dentro questa forma di spettacolo che mano a mano si è andato ampliando. In effetti abbiamo dovuto anche fare a un certo punto tirare un po' il freno a mano, perché ci stava prendendo un po' la mano, ci stavamo divertendo troppo, e quindi adesso siamo arrivati a concludere un pacchetto che dovrebbe essere funzionale, ecco. Molto bene, allora quindi mi sembra di capire che questo è uno spettacolo ricchissimo sia di spunti culturali, il futurismo, poi l'esperienza degli Ossiduri con Frank Zappa, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono veramente tantissimi ingredienti che naturalmente in questa intervista non riusciamo a tirar fuori. Noi vi ringraziamo e vi ringraziamo. Noi abbiamo una collaborazione con la musica e il cioccolato, c'è qualche attinenza, il cioccolato, no? Allora guardate qui, a Torino esiste questo, il cioccolato, ma sicuramente il cioccolato futurista è un cioccolato del passato che si proietta nel futuro, il cioccolato peirano, quindi noi vi regaliamo questo cioccolato per addolcire le vostre prove e niente, in bocca al lupo. Grazie. Buon lavoro, e Samuele Marabotto con tutti loro per Prime 10 Pagine.